Entra nel vivo la corsa per le elezioni politiche. Il candidato all'uninominale della Camera per il centrodestra a Mantova, Andrea Dara, ha aperto ieri la propria sede in corso Vittorio Emanuele. Un modo da parte del vice sindaco leghista di Castiglione e parlamentare uscente per consentire una più facile gravitazione dei territori che si propone di rappresentare nella prossima legislatura. I nostri sindaci sono la spina dorsale del nostro territorio e dell'Italia intera e quindi loro sono le persone che vanno ascoltate. In questi giorni, ma non solo in questi giorni di campagna elettorale, perché io ho dialogato con tutti i sindaci, indipendentemente dal colore politico, in questi anni, ho cercato di portare avanti le loro richieste, le loro esigenze. Siamo passati dalla crisi pandemica a quella energetica che colpirà purtroppo in modo forte anche le casse dei comuni, ma non solo. I nostri sindaci avranno delle grosse difficoltà di bilancio, se penso all'aumento delle bollette per le case di riposo, per le stesse scuole, ma anche delle nostre aziende che a livello territoriale purtroppo stanno soffrendo. Alcune aziende non hanno riaperto dopo le ferie estive e io mi auguro che sia un risultato forte e concreto di un governo forte che possa risolvere le questioni che da settimane e da mesi vediamo che sono risolte solo in parte dal governo attuale. Sicuramente dovremo intervenire nell'immediato nella risoluzione dell'annoso problema tecnico-burocratico del ponte di San Benedetto. Il progetto dell'Asolana, la 343, un progetto da 12 milioni di euro che consiste nell'ampliare questo tratto di strada. Il ponte di Ostiglia, che voglio ricordare che il provveditorato interregionale ha bocciato il vecchio progetto e quindi bisogna per forza di cose attuarne uno nuovo, che oggi ha fatto lievitare i costi, visto l'aumento delle materie prime, da 50 milioni a 80 milioni. E poi c'è il raddoppio della linea ferroviaria, quella da Mantova a Piadena. Voglio ricordare il mio lavoro insieme ad Alessandra Cappellari per lo stanziamento dei 100 milioni di euro per la tangenziale di Goito. Non è stato semplice togliere, diciamo, questo tratto dal progetto del Tibre, io mi sono occupato di questo, però i soldi sono stati stanziati.